Eccoli partiti, intanto andiamo a controllare appunto tra le l'affermo in palco. La gara riparte, purtroppo con un atleta in meno. Quindi la campana a meno 42, a meno 40 la campana. Ed ecco il gruppo degli allievi con Bossi in prima posizione. Gioele Citterio in questa prima fase di solo una gara di studio. I migliori sanno a ricercare le prime 5-6 posizioni che poi una volta conquistate devono essere sempre mantenute, perché si formano continuamente file. Naturalmente nelle prime 6-7 posizioni si lavora di meno, mentre invece dietro c'è la gara. 98 ha punito, mentre davanti ora al comando è il numero 8, Andrea Di Paola. E come vi dicevo, Andrea Di Paola, atleta specialista, fondista, va molto bene su queste distanze e è anche medaglia d'argento, ma nella gara a punti, una gara che ha una fisionomia totalmente diversa. Ammonizione al numero 18, la gara a punti. Naturalmente qua i migliori possono anche rimanere coperti per salvare un pochettino la gamba per gli ultimi giri, avere gambe buone per sprintare nell'ultimo giro. Andatura subito sostenuta, sempre una categoria interessantissima quella degli allievi. Sono lì sempre in doppia fila, anzi qualcuno prova ancora più all'esterno. Siamo a meno 42, suono della campana e prima eliminazione in corso. Sono lì tutti quanti, guardate che bello, vista in curva, sono tre file, mentre i migliori sono lì nelle prime posizioni, coperti di scia senza far fatica, coperti. 219 eliminato, 219. Ancora una campana e Gioele Citterio che è andato avanti con il numero 8 Di Paola, che controlla anche il suo cardio con Bossi, Citterio. Ora fuori dall'esterno il numero 111, 280 eliminato, mentre Gabriele Belsano era polisportiva erotica, ma ora Bossi Citterio Di Paola. Gabriele Fichera, Diamoli Rossi, 140 eliminato. L'atleta della Mobili Cantù in prima posizione, poi Siracusa, Olimpiade
numero 182, l'atleta siciliano Adam Maiorca, a prendere la prima posizione. Cambio di guardia, ancora Olimpiade Siracusa, numero 28 eliminato. Va di nuovo San Giovanni la punta, Diavoli Rossi a prendere la prima posizione. Bel lavoro degli atleti giovani siciliani anche nella gara precedente. Gli atleti della Diavoli Rossi erano in tre, anche qui stiamo vedendo gli atleti di Siracusa e di Catania nelle prime posizioni, ancora Bossi. Eliminato 94, 178 ammonito, in seconda posizione Fabio Monchiero, attenzione i migliori, e la i migliori sono nelle prime posizioni, si smanetta per andare a prendere le posizioni, rimanere coperti dietro la scia dei migliori, ma non basta perché il gruppo si apre a ventaglio e il numero 61 deve abbandonare. Ancora Siracusa e dall'esterno con il 103 Filippo Zanzarini, skating club di Senigallia, in prima posizione. Bravo. Si stacca l'atleta numero 23, vediamoli all'arrivo. Ancora Zazzarini, Bossi, Monchiero, Maiorca. 23, no, Di Paola, scusate, Di Paola in quarta posizione. Va di nuovo, Diavoli Rossi, prima posizione. Sempre a controllare Gabriele Fichera, posizione, vanno lì, si sgancia, si trova, si entra e si forma la coppia dell'Olimpiade Siracusa. All'esterno Otri, 103 eliminato, 103 Deppi Roller Team, prima posizione per l'atleta compagno di squadra della Folli, e 90 in prima posizione Davide Gentili. Guardiamo la coda, è volata per l'eliminazione a meno 25. Numero 100 eliminato, siamo a metà gara, 5 km ancora da percorrere, ancora è tutto da fare, i migliori sono lì, tutti impacchettati, vicini, coperti, senza far fatica, ma bisogna andare sempre alla ricerca della posizione per cercare di consumare il meno possibile. Vediamoli dietro, qualche taglio di curva, ancora l'eliminazione di meno 23. Lo lasciano 111 eliminato, 111 provava spazio, lasciano l'atleta numero 90 in prima posizione, sempre Davide Gentili, ormai da 4-5 giri in prima posizione. Di Paola, Bossi, gli atleti siracusani sono lì a controllare in seconda, terza, quarta, quinta posizione, sesta posizione Monchiero con il numero 7, i migliori sono ancora lì coperti, saltare la gara per le prossime volate che saranno più ristrette.
59 eliminato, volate sempre più strette, volate sempre più compatte. Quattordici atleti in gara ancora, siamo a meno 20. L'atleta di Siena, piccolino, che cerca di rimanere sotto, non perdere le scie. Vediamo come imposta la curva dall'alto, è Cantù che rimane ora in ultima posizione. Vediamo se ci sono gambe per sprintare. Ed ora il compagno di squadra 105 va a dare il cambio a Bossi. Si tratta di Francesco Frigo, Bellusco Bellusco, Frigo, Bossi, Conchiero, Di Paola. Volata. Bravo. Numero 12 eliminato, numero 12. Tra Rietta, il numero 121-27 di Siena, ha trovato dei piccoli varchi per entrare tra alcuni spazi. Ancora Bellusco Bellusco, poi abbiamo Conchiero, 182-178, i due atleti di Siracusa, tagliata. Eliminato il numero 18, ancora l'atleta di San Giovanni la Punta, numero 98, va a prendere di nuovo la prima posizione, ha lavorato molto Gabriele Fichera, ma i migliori sono tutti lì, i migliori sono nelle prime posizioni, adesso bisogna non rimanere più indietro, adesso stare nelle prime posizioni. 182 Antito, si stacca l'atleta numero 90, vediamoli all'arrivo, arrivo per questa eliminazione di meno 13. Bravo Davide! Numero 90, il dato continua e il piccolo di Siena. Marco Pieraccini alla ricerca di qualche buchetto, e ancora eliminazione al prossimo giro. All'esterno Gagliazzo, Pieraccini, il 105, eccoli all'arrivo, si lanciano e la quinta. Grande curva tutta all'interno, sentiamo qual è il numero 14 eliminato, 14 numero e ancora eliminazione, va all'esterno, bravo l'atleta, anche questo figlio d'arte, Gagliazzo, Damiano Gagliazzo dall'esterno, vediamo se riesce, siamo lì, 127 eliminato, applauso a Pieraccini, qualche numero l'hai fatto. Fai orari per crescere, poi ci sei anche te con loro. Eccoli qua, sono rimasti in pochi. Bossi, Di Paola, 98, siamo a meno 8, Bossi prova a fare un allungo, ma nessuno, eccoli qua. Monchiero in quinta posizione, attenzione, si cominciano a staccare, sono lì i primi 5, i migliori 5 dell'8. Si stacca l'atleta numero 178, lascia la gara Fabrizio Tagliata e siamo in meno 6, Di Paola va al controllo, prima posizione, Bossi non ci sta, dietro a Bossi Monchiero,
si mette alla terza posizione di Paola Gambe per andare fuori all'esterno e con facilità prendere la prima posizione per l'azione di Paola al chilometro finale, un chilometro alla fine, 105 e sono rimasti in sette eliminazioni. Ancora tre eliminazioni di fila con il 98 avanti. Ora attenzione, Bossi deve fare un buon recupero per andare a recuperare. Bossi dall'esterno e va in prima posizione Damiano Gagliazzo. Vediamo, bella gara di Damiano Gagliazzo, numero 39 eliminato. Ancora eliminazione e Bossi di Paola, 98 eliminato.